9 febbraio 2009. Muore Eluana Englaro. La donna, da 17 anni in stato vegetativo a seguito di un incidente stradale, cessa di vivere a 4 giorni dal ricovero alla casa di riposo La Quiete di Udine, dove è stata trasferita per l'avvio del processo di sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione forzata che la tenevano in vita. Intorno alla vicenda umana di Eluana e della sua famiglia si apre in Italia un dibattito politico, giuridico ed etico sulle carenze legislative in tema di eutanasia e testamento biologico.